In Kingdom Hearts Birth by Sleep la storia si antepone di 10 anni al primo capitolo. Vi era un tempo in cui esistevano i guerrieri del Keyblade, suddivisi a loro volta in portatori di luce e custodi dell'oscurità, cavalieri e maestri. Essi convivevano in un costante equilibrio, fin tanto che una delle due forze non provò a sovrastare sull'altra, causando la più grande piaga dell'universo, la guerra dei Keyblade. Questo conflitto portò milioni di perdite, distruzione di mondi e la quasi completa estinzione dei custodi della leggendaria arma chiave, rimasti ormai in 3. Uno di loro, Eracus, ha istituito un'accademia in cui addestra pochi eletti al fine di tramandare l'eredità di maestro del Keyblade. I candidati quest'anno sono 2, il figlio Terra, aitante, giovane, freddo e risoluto, ed Acqua, affascinante ragazza dal carattere dolce e il cuore splendente. Durante la prova d'esame, Terra, per avere la meglio sull'amica, fa ricorso al potere dell'oscurità, fallendo il test e consegnando automaticamente la vittoria ad Acqua. Da lì a poco una catena di drammatici eventi porterà i nostri eroi in giro per l'universo, mettendoli di fronte a uno spietato destino. In questo pilot della serie, oltre a rivedere personaggi già conosciuti, ne faremo la conoscenza di nuovi. Per familiarizzare con i più importanti, ecco una breve carrellata. Terra, figlio del maestro Eracus, è stato cresciuto in modo molto rigoroso e imparziale, è turbato dalla crescente oscurità presente nel suo cuore. Acqua, impavida ragazza dal cuore puro, è la nuova maestra del Keyblade, viene incaricata di seguire gli spostamenti di Terra e controllare il suo comportamento. Ventus, misterioso ragazzo silenzioso e apatico, viene consegnato da Xehanort ed Eracus. Sotto la guida dell'uomo e grazie alla forte amicizia nata con Terra ed Acqua, crescerà espansivo, solare e sorridente. Maestro Xehanort, ha viaggiato il mondo per studiare l'oscurità da cui è convinto di poter trarre un grande potere. Vanitas, allievo di Xehanort, il cui volto è celato da una maschera, il suo potere è legato all'oscurità. Topolino, re della sua città, parte alla volta dalla torre misteriosa per sottoporsi a un serrato addestramento nell'uso del Keyblade, sotto la guida di Yen Sid, a sua volta ritirato dall'insegnamento. Senza entrare troppo nel dettaglio per non rovinarvi la bellissima trama, ci si trova di fronte a una sceneggiatura ben congegnata, articolata, ricca di dialoghi e colpi di scena. È evidente che Tetsuya Nomura e i ragazzi di Square Enix non vedevano l'ora di raccontare questa storia e chiarire tutti i punti rimasti in sospeso nella serie principale, poiché i momenti di massimo climax sono molti e alcune scene sono davvero epiche. Tuttavia, una trama così approfondita e dettagliata, fruibile anche a coloro che non si sono mai avvicinati alla serie, riesce in un frangente a deludere gli affezionati della saga, mostrando ingiustificatamente solamente 2 dei personaggi provenienti dall'universo di Final Fantasy. Moguri, figura onnipresente nei negozi dei vari mondi, e Zack Fair, al suo esordio nella serie direttamente nel 7° capitolo della fantasia finale. Che fine hanno fatto gli altri? È possibile che ai personaggi di Paperino e Pippo, pilastri nei primi 2 capitoli, venga dato un ruolo così marginale ai fini del gioco? Se riuscite a passare sopra questi e altri particolari ed evitate di scendere nel perfezionismo, potrete tranquillamente vivervi un'esperienza videoludica ad alto livello narrativo. King? Oh, you must be talking about Mickey. Il successo di Kingdom Hearts è dovuto alla presenza di svariate ambientazioni completamente differenti l'una dall'altra che collocano il giocatore nelle più disparate esperienze di gioco, respirando continuamente atmosfere diverse ed etniche. Infatti, come avveniva nei passati capitoli, i protagonisti potranno viaggiare nello spazio e visitare diversi mondi appartenenti a favole e racconti storici che percorrono le diverse epoche e generazioni della scuola disneyana, privilegiando lo stampo classico. Fra questi citiamo i luoghi simboli che hanno fatto la storia della serie e altri completamente inediti che spiegano dove tutto ha avuto inizio e dove tutto troverà il suo naturale e drammatico epilogo. La più grande innovazione introdotta in questo capitolo è la piacevole presenza di multiple storyline ad intreccio a vantaggio della longevità. Infatti, per completare la campagna principale single player e scoprire tutti i segreti presenti nella storia, occorrerà giocare il titolo 3 volte, rispettivamente con Terra, Acqua e Ventus. Se vi state chiedendo se esiste un giusto ordine di selezione del personaggio per capire appieno la storia, la risposta è no. Nell'arco delle 30 ore che occorrono per il completamento del gioco, le storyline dei personaggi si incrociano spesso e ripetutamente, nonostante proseguono per filoni differenti per poi congiungersi al fine di riunirsi nel medesimo destino. Vi consigliamo di conseguenza, laddove ne avreste la possibilità, di cominciare il gioco con tutti e 3 i personaggi contemporaneamente e salvare su 3 blocchi differenti al fine di giocare la storia di pari passo, capendo con chi proseguire cosa. Il gameplay riprende inizialmente il concetto già utilizzato in Kingdom Hearts 3050 Half Days per Nintendo DS. Il personaggio ha a disposizione un tot di slot espandibile a seconda del Keyblade equipaggiato, per editare una serie di comandi che possono distinguersi tra attacchi fisici, magici ed oggetti fino a un massimo di 8. Una volta equipaggiati migliorano fino a raggiungere un livello Master. Quando ciò avviene, il giocatore ha diverse alternative per utilizzare il comando stesso. Ad esempio può caricarlo insieme ad altri per fonderli acquisendo nuove tecniche, così come venderli ai negozi Muguri al fine di guadagnare Munni, monete in auge nel gioco, e acquistare nuovi comandi utili alla riscossione di nuove abilità o fusioni.
A strategia ultimata è giunto il momento di combattere in prima persona con un menu che ricalca fedelmente quello di Kingdom Hearts 2. Abbiamo a disposizione due interfacce sullo schermo di esplorazione. La prima è in basso a sinistra e mostra i comandi caricati nella console, e la seconda è in basso a destra, che mostra invece l'avatar del personaggio circondato da tre barre, una verde, una arancione e una celeste, che simboleggiano rispettivamente la barra dei punti salute, la barra dei punti focus e la barra unidimensionale. La prima è l'evidente rappresentazione della salute del nostro eroe, la seconda è da attribuirsi invece a una serie di attacchi speciali sbloccabili lungo il percorso. Infine c'è la terza, che sostituisce le invocazioni permettendo di acquisire comandi inediti in sintonia con il personaggio a cui si decide di fondere, per un totale di due tecniche speciali in coda al tempo di fusione stesso da utilizzare a seconda dell'occasione. I comandi rispondono in maniera piuttosto immediata e risulteranno frustranti solamente in assenza di alcune abilità che ci permetteranno di fronteggiare a pari livello avversari potenti in grado di bloccare tempestivamente le nostre azioni in modo ripetuto. Tuttavia, per quanto ben calibrato e distribuito, il sistema di gioco presenta un difetto non indifferente. Il controllo della camera in alcune occasioni si fa ingestibile, facendoci subire ingenti danni dai Nations di turno e impedendoci di attaccare o dirigere un colpo a lungo raggio come vorremmo. È un peccato che questo aspetto sia stato così trascurato, poiché va a intaccare un gameplay altrimenti di ottimo livello. Combattimenti a parte, il gioco presenta una sezione di esplorazione piuttosto ricca se affrontata col trailer completo, dando così modo di perlustrare le zone inedite, sfidare nuovi nemici ed avere accesso a nuovi widget. Vi sono inoltre una svariata serie di side games come Pallafrutta, un mix tra pallavolo e calcio giocato a sfondo frutta, Gelato Ritmato, un writing game senza troppe pretese, Corsi Folli che fa un po' il verso al più celebre Mario Kart e il tabellone di comando, un perfetto connubio tra Monopoli e gioco del Lota che già da solo può tranquillamente considerarsi un gioco a parte. Tutti i giochi, una volta affrontati nella campagna principale, possiamo trovarli racchiusi in un mondo apposito chiamato Arena del Miraggio. Questa feature include l'innovativa presenza del Wi-Fi e l'introduzione del multiplayer, a beneficio della longevità. Se il gameplay è piuttosto vario e profondo, non è da meno la realizzazione artistica e tecnica del titolo. La grafica di Birth by Sleep, salvo qualche lag nei momenti d'azione più concitati, può tranquillamente reggere il confronto con quella di PS2. Il design di Tetsuya non frenetici alla telecamera ballerina, ci troviamo di fronte a un titolo estremamente valido. Se ha una grafica stellare, una colonna sonora molto buona, un gameplay ricco e variegato, una difficoltà ben bilanciata e svariate minigames a beneficio di un'alta longevità, aggiungiamo una trama approfondita che chiarisce tanti requisiti rimasti in sospeso e ci pone in linea diretta di fronte al terzo capitolo, otteniamo un acquisto obbligato. Se dunque siete dei fan della serie, questo prequel va considerato un tassello fondamentale della saga e avete per la prima volta in Italia la possibilità di acquistarlo anche in un'edizione per collezionisti. Se invece amate gli action adventure o non avete mai giocato a Kingdom Hearts, acquistatelo senza riserve, poiché trattandosi di un episodio 0, può essere gustato e goduto da tutti indistintamente. Impugnate il Keyblade.